Era ma solo di ser qualità, perché sono te ma non se ne vuole passare qua. È una disgrazia.
siccome questa mattina ha espresso il desiderio che non ci ha fatto per pedire le belle vie, allora questa mattina ha espresso di sono chiude che ha cercato a sé per pedire che si può andare in là. Poi mi ci piace un cartone, ma ci mi sento un dramma e stai venendo qua. Ma non è stato un largo castiglio, mamma mia, una carretta che me ne faccio, ma ci battuto in fronte al dramma. E non si è capito niente più, ma mi dà freddo quando sotto in copo, convulsione a casa, convulsione a là. Ah, i cavalli sono in pizzerrino, e si trovano la tramma presa, ma che disgrazia, che disgrazia, mamma mia. E non ci sono state morte? Morte? Sicuro. 4 morte e 15 feriti. Brave. E tu non ti hai fatto niente? Io, sicuro. Ma ci ho fatto male a gamba, c'è la gamba. Ho capito. E intanto tu sanguino, mi può potere un pezzo. No, perché io tenevo 7 fritte, capito? Io con bella città fuori sotto, tutto quanto. Allora sotto diceva, aiutatemi cristiano, aiutate! Ma salvate i pulpitiello, però! Stai strettare molto a te. Ah, picciolo, l'ora fatta tanto. Eh sì, no, perché avete la. Basta! Zitto! Tutte bugie! Tutto fandone! Io non credo a niente! Siete fortunati, si sa c'è tutte le che proie che mi fai! Povero a te! Povero a te! Sei fritto! Zitto! Non mi rispondi! Non mi risponde! Assiete là! Cuccella! Cuccella! Ecco, io ho visto! A casa da tutto mi è scuro! Mi è scuro! Con questa moglie che si trova a Nanza, che un altro uomo mi terrebbe dentro la carta velina! E io! E se invece cerco sempre a Mamburia! Zitto! Zitto! Mi ha avuto la scusa di pure un fratello! Pensando che io sono asciuccia! Una volta forse lo ero, ma adesso no. Non sono più stupida, hai capito? Sì, ma lei dopo pazza. No, niente! Non voglio sentire niente! Zitto! Niente! Eccomi servita! Metti buttami bene lì da camera mia. Senti, vecchio vizioso. La prossima mattina cadrò di da che sto. Ti chiudo fuori il balcone e là ti faccio sta tutta la nottata. Ti faccio un ristisco triste. Hai capito? Tutta la nottata. Ma di questi sono capace. Tisco triste. Fritto. Fritto. La foto che la scusa è pure un po' di. Fritto sei. O che non mi piace il scopo. Fritto. Basta! Fritto! Tissico! Sono fortunata ad essere curiosa! Farò un balcone! La nottata sana sana! Posto fritto, la mattina mi troviamo lo ciclo! Tu sei una serva e deve stare apposta tu, capito? Ho fatto un di qua! Ossaggio! Ma farò un balcone! Se tu non vai a cavare col piano! E che la capaciora, mentre mi chiudo solo il balcone! Ma ha fatto più una volta, ha fatto! Più una volta! Ah. Fuori un balcone! Don Fortunà, e che mi è pigliato per Luca Nebre? Non è riuscito a impiegare nessuno a lei. E lei si sapeva che era così una notizia. Non volesse mai uscire. Che lei più mi spara lì. E mo come faccio? Intanto stasera io giaccio là, come faccio? Che scusa trovo? Ina scusa, andate là. Per chi dà, se no come faccio? Sono arrivato a casa. Ah, ora cano, non capisco, ho fatto, ma ce la facciamo un'altra domanda. Eccomi qua a me. Però non faccio come te vedi, certamente ti sei contrastato con Perri, c'è vero, eh? Ho capito, io non ce la faccio. Che la femmina mi ha dato peggio e non serve dopo. Che la papà ti cano poco, ci via quattro per dire. Mi ha fatto una cancriata che non avrebbe fatto nemmeno un facchino. Nemmeno a voi. Ecco, sono facchino della casa, eh? No, dico nemmeno a voi che siete il fratello.
Calla da sé. Io volevo stare un po' più fuori dal balcone, perché ci stiamo un bel ple di lungo. E che la pretendeva che mi ne cucca a forza. E mo vengo, muoviamo a cucca. E mo vengo, e mo vieni, e mo vengo, e mo vieni. Parete uno schiaffone che mi facete intorno tutta la faccia. Ma si può innanzi a questo. No, hai ragione. Che fa così, bisogna combattere il carattere. Ma però il fondo è buono. Sì, se mi ricordo, il fondo è buono. Però, mi faccio dire, ditemi che faccio di male. Si tratta proprio di approfittare di abbondare un po' di lui. Poi non lo faccio mancare niente. Quello che vuole non, che lo faccio passare ogni desiderio. Calma voi. Sapete che se mi sega? Che io quando trigo, la tradisco. Sì, io quando trigo, voglio fare amore con la figlia. Che sono un libertino. Ma chi sta brutto è, ne sa? E io, ditemi voi se io sono un uomo di questi, eh? No, assolutamente. Sarebbe una vergogna, un uomo sposato a questa età. Eh già, quello poi, alla età nostra, il mondo è finito. Aspettate un momento, qua non stiamo parlando della famiglia, stiamo parlando dell'età vostra. Vabbè, però anche voi andrete a far parte del mondo dei professori giubilati. È vero. Sono tempi ormai dimenticati. Sì. Ora bisogna pensare alla famiglia e agli affari. Okay. Parlateci voi, è fatto capace una volta per sé. Non vi preoccupate, parlerò io, è pensiero mio. Poi, chi lo fa ti mani in mano? Non sta buono, non sta buono. Che la io mi mette che hanno poco a mia cucca. Sapete che facete? La mia moglie a te. Che facete? E ti dà così. Viene una bella cucciarella così, eh. Ma che la yoga so? Tutta la maniera vicino al muro, ma già fai. Quello è un buon uomo e che lo tratta come un servitore. Eppure io oggi sono andato da Mariuccia mia e non l'ha già trovata. E non ci stai neanche il compagno sotto. Grazie, Carlo, grazie. Carlo, grazie. Buon cammino. Dì. Poi mi ha detto che era una lettera del caffè. Giusto. E poco fa, un guaglione, me l'ha portata. Aspettate un momento. Non è che... Sì, è che sta qua. Sì, che è proprio... Ah, calligrafia. Io mi riuscia a mio. Tieni, cadì. Carlo, mi raccomando. Silenzio. A bocca, a tenere così, da questo qua. Silenzio! Oh, mi pare! Bravo! Mamma mia! Ecco come mi sbatto il cuore! Prima che mi dice Mariuccia amica, vedete? Caro Don Camillo, ma c'è stato un momento. Ah, che c'è brutto. Carissimo Don Camillo, voi mi avete parlato di voler cenare una sera con me. Ecco, quando volete, taggi di essere, mi dici. Se volete questa sera possiamo farlo. Ci siamo unite alcune compagne e c'è da passare una serata divertentissima. Oh, ma non amico, io mi faccio il corto ci vuole, ma già fa. Ognuna di noi porta un piatto. Se venite, portate anche voi il vostro. Voglio sperare che verrete senz'altro. E salutandovi caramente, mi dico la vostra affezionatissima Mariuccia. Mamma mia, e io come faccio? Una scusa per stasera. E chi lo dice a mia sorella? E meno male che mi ha fatto arrivare direttamente a Indobar. Ma corre subito, oi. Angeluccio mio, angelo mio, angelo mio. Ma chi è stato? T'ha già detto che non è successo niente. Oh. Ma dicite me a me. T'ha già detto che non è successo niente. E dice sempre che.
ma non può essere. Voi state così arruinati. Sicuramente ma siete appiccicati per caccarone, eh? Ah, fatta affare tuo, anzi, fammi un piacere. Vedi, sei scucito dietro. Scucito? Che ci vuole una matassa di spada? Ma che è stato? Senti, Batti, ti do dico, però ti asta zitto. Non ti fa scappare niente per nessuno. Non vi preoccupate, che mi piatta per una pocceretta? Proprio perché siete che non scappò. Ehi! A ieri, zia Beatrice, mi mandai a salire una passeggio che ti rinava. Hanno ottenuto tutto una giamaca ancora da seggio. E dopo che ci corruto, ne ho un'altra andanza a rete per salire, stamattina me ne sono tornato. Sopra il treno, stamattina, di fronte a me, c'è Stefano figlio. Era la fine del mondo, era bello come un suo. Stavo a giorno, guardavo fitto fitto. Tu guarda a me, io guardo a te, tu guarda a me, io guardo a te. Io me ne giudicavo. E che ci pensate fa? Ha già allungato bene. Un po'. Gli ha già dopo piaciuto. Che ne sei stato? Si è tenuto a posto. Anzi, l'ho parlato un po', metto pure adesso a me. Vicino a essa c'è stato proprio una barba d'animo. Io mi pensavo che io ero padre, che lì invece era marito. Comunque, gli ha già dopo piaciuto, adesso metto pure piaciuto, gli ha già pensato di fa? Ha detto, mo con treno, tra Sarino e Trafoco. Tu sai che a Vietri, tra Sarino e Vietri c'è sto Trafoco. Oh, ma voglio che lo saggio. Ma vorresti sapere come fai a sapere. Babbo. Comunque, quando è generato Sarino e Trafoco, mi è già izzato. Po, e l'hai generato nuovo. Bravo. Bravo. Io per poco non stavo morendo. Kill, e io a un certo punto, invece non la es, ha generato un marito. Ma come? Ma te sei finito il treno che ha manato, traballato. A un certo punto io giù da a chi mi ha buttato a casa e a pensare che quando mi ha passato andava a me a dritto e credo, la signora è blues. Non ti dico marito che si è fatto afferrare, sei sato, giovanotto quando arriviamo a Napoli io vi imparo io la creanza. Appena arrivato a Napoli, fui in mezzo mescato, mia sa gente, pensava che era esperto. E la ganga dei guardia del canale mi è fermato, con mezzo di stava di gente, chi mi ha raggiunto. E mi è fatto un variatore numero. Che cosa curiosa! Don Felipe, per suo vizio non vuoi, che a cada volta è passato un guaio. No, 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 hai ragione, Betty. Questa volta ti do ragione. Non lo farò mai più. Sì, sì. Ma mai più. Però, se non sia mai Dio, se Beatrice, moglie, mi viene in queste condizioni, che è il ricco. E dicite che avete buscato. Eh sì, ma ce l'ho fatto. Fammi un piacere, va un attimo, vieni. Ma mi cagna un attimo sto soprano, ti voglio prendere uno pulito, muovo e muovo. Ti chiama, chiama che se ne vengono i bracci, chiama. Non mi preoccupate, faccio subito su. Va subito, ti amo, vai, vai, vai. Vieni un attimo, sta attacco. Mamma mia, mi è dato di cazzotto che ha detto. Mamma mia, mi sentono loro che amo. Un bello che mi ha messo sotto, il drumbo dentro anche, il drumbo dentro anche, mi ha struppiato i mazzati. Io sotto dicevo, ma maronna, speriamo che questo si stanchi. Che suo stancato? Il si è sfugato fino alla fine. Intanto mi stavo pensando che sono due giorni che non vaga a casa della modista, Giulietta. Chissà che il mo che si fa ferrà, che si fa ferrà quando va. Pur perché il legge che era scapolo. Ci ha già fatto un buffo nei promessi, non fa che giuramento, legge promesse pure che mi ha sposa. Chissà quando mi vediamo senza scena in verino, appena si scopre un fatto, che stiamo a fare un pariatone peggio che le oggi. Tenite, tenite, pensate a chi? Grazie, grazie. No, non tengo a me, non ti preoccupare. O ci è da dare un po' a salute. Non vi preoccupate, io sì lo faccio perché vi voglio bene. Lo saccio che tu mi vuoi bene. Ben arrivato, signori! Buongiorno, eccellenza! Grazie, grazie! Uè! Virginia mia, come sta? Non è bello! Ah, e come? Io ero venuta e non mi facevo sapere niente! Ma come? La prima cosa che io ho detto, appena sono entrata, agita così, Virginia mia, l'amore mio, dove sta? Starà di qua, starà di là, è vero? Sicuro! La prima cosa che ha detto è stato, Virginia mia, dove sta? Sta qua, sta là!
Indovina dove sta? Non sempre scherzare. Ma come stai? Stai tutta così? Stai stanca? Tu vuoi cagnare? Ieri amico, ma già stai, sono distrutto, una giornata sana sana a correre innanzi al retro per salire e non sono nemmeno riuscito a mi far pigliare i risotto. Non ti dico che è già passata. Che è successo sotto trafora? Mamma mia, e che è successo sotto trafora? Niente. Che era successo sotto trafora? Niente. Sotto trafora. Niente sotto trafora. Cioè, dentro il treno c'era una creatura che si piava luce. Appena il treno è trasuto, dentro il trafora, che si è fatto tutto scuro, la creatura gli era allucato, non mi piangeva, povera creatura. Quando è troppo scompensato. Mamma mia. E io ho un problema che non mi è riuscito, manca si gira i soldi a salire. Chi le si credeva che era veloce? Mamma mia, che è sta la velosa i soldi. La velosa, rindo treno, di fronte a me ci stava assettato un signor, secondo me era forastino, teneva una balicetta. Che ne pila, velosa, ma come era curiosa, veramente era curiosa assai. Troppo scompensante. Dunque, ti stavo dicendo. Che è la canca dei guardia doganale. E che succede da guardia doganale? Che sostanza, non mi ricordo niente, non ce la faccio. Quando è più tardi, poi tu spieghi, fammi arrivare un po'. Hai ragione, felicenda mia. Beh, chi sente? Vado a fare una tazza in brodo. No, una tazza in brodo, no. Non pezzo le gambe, non pezzo le vaste. Di là è quasi pronto, anzi, mo manca a sollecitare. Vai. Portati pure sta roba, qui. Vai, tu, sangue, va. Virginia mia, che ho dici, non ce la faccio più a fare sta vita, non ce la faccio più. I certi voti volessero stare sempre vicino a te, non tu volessero lasciare male, invece sono costretto a correre avanti e indietro, come uno squatter, come uno sermo qualsiasi. Babbo, speriamo bene, chissà che New York. Ma quando vengo? Quando vengo? Che si sente zizia. Intanto io soffro assai, perché? Io certi modi mi tengo tutto dentro, non ti fa piglia collera, perché sai che tutto piglia collera, però io non ce la faccio più a fare sta vita, a essere trattata in questa maniera, e che diamine, mamma mia, io lo so che lo fa semplicemente perché io non tengo niente, ti ho sposato e non ti ho messo in una bella situazione. Vabbè, non fa niente, sin da Virginia, tu, io che devo tanto bene. Lo so, Virginia mia, intanto io soffro assai. E perché? Perché vorresti sapere? Perché? Per un po' che hai mangiato. Poco. Intanto, Virginia mia, già soffrì. Perché io se stessi da sola, ma io disprezzerei questa carità, questo pane impastato al veleno e all'umiliazione. Io lo disprezzerei totalmente. Hai ragione, babbo, ma non fa niente, ha fatto coraggio. Sì, mi faccio coraggio, Virginia, non ce la faccio più veramente. Senta, ma mi hai fatto venire proprio una cosa in tuo stomaco. Babbo, il modo di fare quando ti voglio bene, ma proprio io, ce ne andiamo in questa casa, ma pigliamo, mamma mia, e ce ne andiamo, e ci mettiamo a servire. Quando pudimo, ce ne andiamo a servire, e così noi mangiamo che fa di nostro, e così tutti e due ce ne andiamo a camminare, serviamo sempre insieme, e ci muoviamo e famo insieme. Questo no. Quando poi ce mettiamo a Sì, tenimmo pane e formaggio, ci mangiamo con piacere, perché diciamo che ste pane e formaggio faticata. Hai ragione, Virginia mia, hai ragione. Meglio una piezza di pane faticata che 100 piatti che non si sa parò. O cielo ci aiuterà. Quando mai faticamo, mangiamo. E quando non faticiamo? Di uno, tutte e due, andiamo. La tavola gemisca e maccarone mosse mille un ragù chic da un felì va faccia le chiedete
fate scegliamma. Irges, mangiamo prima e poi ci vediamo. Ma tu non tieni orgoglio. Ma tu non tieni fame, Virgì? Via, via, giurita! Virgì, quello c'è, ho sapito chi sta saliendo? Enrico, innamorato mio, mi ha fatto segno che viene a parlare con zizi e con papà! Ma che cosa sei mia mamma? Tu pensi sempre alla cosa? Figlia mia, state d'accordo, guarda buona chi ti piglia, e vieni soprattutto si ti può dare a mangiare! Vieni chi parla? Chi le casta l'ultimo grado della pancreazione? Io lo sapevo, non voglio mai sta zitto. Favorite, favorite! La casta pisa la padrona. Ma che è questo? Enrico! Amico, come sta? Ah, ma li conoscete? Tanto tempo, che ti hanno fatto con compagni in scuola? Che ne sai? Enrico, tu sei chi che si vuoi sposare con te? Sì, sì, sono venuto a parlare con il padre e con la zia. Ah, che cosa bella! Allora, questo è un matrimonio che si deve fare assolutamente. Chi è Enrico sta buono, eh? Enrico, se non mi sbaglio, facevo un capo commesso. La casa giusti e compagni. Sì. Ah, è per capire una bella ammazzata, 1500. 1500 lì. Poi ci sono i lucri, il tanto per cento sulle vendite, ah. E mi vengono altre 400-500 lire. E sono 2000 lire. Ah, se non mi sbaglio, tu teniva a un zio Vietti che era ricco. Zio Luigi. Zio Luigi, a bravo. A morte suo eredito tutto io. Ah, sarò il suo erede universale. Che cosa bella. Allora speriamo che muora presto. E per vederti ricco e felice. Ecco, a te e a concertella nostra. Don Felice, sta venendo la signora Don Fortunato e Don Carlino. Ah, ma sono dei pazziavi. Mettetevi in riga, mo vi rinda sta casa che è la casa passo. La madre di Lucrezia Borgia. Fratello Zoppo. O guardaporto, rovigre e campana. Deve salutare prima lui a noi. Ma con lui non saluta, mi fai imparare a salutare. Il signore chi è? Enrico Passitillo, ai vostri comandi. Volete parlare con me? Desidero parlare tanto a voi quanto al signor Fortunato e al signor Camillo. Il signor Fortunato e il signor Camillo non contano niente, quello che io voglio loro fanno. Che ballano! E non ti sa, quale chiude mazzi scopo si trattava? Meglio! E allora parlerò con voi. Da solo a sola? No, no, non ce n'è bisogno. Ciò che devo dire lo possono sentire tutti, non è un affare segreto. Benissimo, restate tutti. A chi se ne volevi? Bettina, comandate, sedie. Sette posti a sedere. Sette casatilla siciliana. Signora mia, mi sbrigo in due parole. Vostra nipote mi piace e me la voglio sposare. Enrico mi piace, mi è simpatico e me la voglio sposare. Silenzio! Che cos'è questo interrompere di mezzo? Chi ti ha insegnato sta crianza? Non ho fatto la volta che ti metto a dovere. Mi meraviglio di voi che siete il padre e non ci riuscite niente. Papà. Ma non si casca, forse. Concettella, non ti permettere più di alzare la voce, se no ti faccio una brutta mortificazione. Stai al posto tuo, se no io... Torno posto che parlate troppo assai. Torno posto, Maruzzo. Ma quella la ragazza... Silenzio! Vediamo tu una da scuola, una da moto. Signore, il vostro parlare non mi piace. Precipitate troppo il discorso. Parlate meglio. Come ci va là? Signora mia, un mese fa vidi vostra nipote affacciata alla finestra e me ne innamorai, giurai di farla mia. E mi ero rivolto a voi, come sua zia, ed ero venuto a parlare anche con il padre e con lo zio. Ma una volta che questi due esseri non contano niente, che o ci sono o non ci sono, è lo stesso, dico tutto a voi. Sono capo commesso della casa giusti e compagni.
e mi vengono 2000 lire al mese tra lucri e mesate. Sono un giovane onesto e di buona famiglia e posso renderla felice. Sentite, signora, volete parla io? O l'anno fa. Petri, parla tu con che stavo. Sì. Ma, signore, oggi siamo in un'epoca che per quanto riguarda il matrimonio bisogna spaparanzare tanto un paio di occhi. Che cosa bello sto spaparanzare! Spaparanzare tanto un paio di occhi! Non è vero, Don Belin? Sicuro! Ecco l'umiliazione! Un giovane quanto si presenta? Ti fa credere tante cose, tante bugie, tante falsità. Non parlo già per voi, parlo al generale. Eh sì, parlo per il capo d'amor. Ti dice che ha 1.300, 1.400, 1.500 lire al mese, che tiene, che possiede, poi non è vero niente. Intanto che succede? Che la giovane si innamora. E la famiglia, per farla contenta, la consentono, la fanno sposare. Ma dopo il matrimonio i mezzi non ci sono e quindi sono costretti a pigliarseli in casa, a dar loro da mangiare, da vivere e tutto quello che serve. Non è vero, Don Belin? Certamente. Poi vi devo dire, caro signore, anche se quello che voi dite fosse vero, che ne farebbe mia nipote 2000 lire al mese? Ma anche se fossero 2500, che servirebbero? Mia nipote ha una dote e, scusate se ve lo dico, non può certo sposare un capo commesso con 2000 lire al mese. Ma io sono uno zio ricchissimo e a morte sua ho ereditato tutto io. A morte sua? Per il momento è vivo ancora. Lasciatelo morire e poi ve la sposate. No, papà, io la voglio! Zitto! Stai zitta! Zitto tu! Sentite, signora, io non credevo mai che mi avreste dato questa risposta. Io mi sono regolato da gentiluomo e agilità verità. Agilità che è la catenella. E credo che ogni padre, ogni madre, ogni zio, sentendo questo modo di parlare, acconsentirebbero a far felice una ragazza. Io non sono uno di quello che avete detto voi, uno di quelli che si presentano in una famiglia, raccontano mari e monti, che tengono, che posseggono, e una volta che si hanno sposato, si abboccano in da casa dei parenti della moglie, e mangiano, bevono e si spassano senza fare niente. Non è vero, Don Felipe? Sicuro! Uè, ma come ci burghista! Io mi sono regolato da gentiluomo, ma vi giuro da quel giovane onesto che sono, che la bugiettella sarà mia a qualunque costo. Buio! Avete voglia di ricere? Avete voglia di fare? Che io Enrico me l'ha già sposato! Ma stai zitta, tu sposerò e chi dico io! Ma sì, non mi pare che non mi manco la papà. Ma che papà è papà? Qui la padrona di casa sono io e sono io che comando. Si capisce, comandate. Perché? Perché casa da mangiare tutto quanto avviamo a mangiare. E noi non teniamo niente. Sì. Papà, se sta zitta, perché ha fatica che non lo fa parlare. Si fortunato, non parla perché la sacca non lo fa la mia bocca. E fanno fa voi, dipendono da voi. E perché? Perché sa da mangiare? Ma si loro soffrire, lui no, noi teniamo salvi di vede. E mo proprio lui me ne vado in la stanza mia, ma piglia la roba e non ce ne ha mai in questa casa. Perché? Perché la legge dice che la moglie deve seguire il marito. Ah, così noi finimmo i soffri e voi vanno in bella. Perché a essere mortificato tutti i giorni, ma non vuole mangiare la cenata. È troppo! È troppo! Ma sì, è troppo, è troppo, e ogni tanto una parola mazzacata, e ogni tanto una puttizza, e qualche cosa, quello può che mangiamo, ma noi ce ne amo, non vanno fastidio. Oh, pranzo è pronto, e i macaroni sono in tavola. È impossibile, io non posso lasciare questa famiglia.
Vecchio a me non mi piace. Vecchio? Addossa sta vecchiaia, è un uomo fatto. Un Egil che quando avvicina figliolo fanno veramente. E beh, Don Camillo, chi che mi vuoi sposare a me? Neppure vecchio. Sarà mio, oggigiorno, una figliolo, chiunque lo capita, o vecchio, o giù, sarà da sposare. Stamma un brutto momento. Giusto, giusto, hai ragione. Poi sai una cosa? Che lo proprio perché sono vecchi, ci vanno bene a sacco. Ma che non fanno stare un momento senza sciopere? Stasera ce n'avimmo a fare rosata, ce n'avimmo proprio a spassare. Ma come mai che Giulietta non è venuta ancora? La verità, questa può non stare. Ma volesse venire proprio quando mi ha misurata? Vicine, buonasera. Buonasera. Perché dovete tutta ammuinata, no? Che dovete fare società questa sera? No, sì, ma la cellulella fra compagni. Mi raccomando però, zitti. Che un mese scorso, quando ha ballato, mi ha fatto richiamare un padrone di casa. Chi stava nella stanzulella per la camera lì, proprio qua sotto, mi raccomando però. No, e che chiasso potremmo fare? Non l'avevamo immaginato sulla mente. Oh, non dubitate, non dubitate, stasera non si balla. Guarda, io faccio pittare i tuoi stanzulelli, per poco e niente. Mi tenete ancora un mese arretrato. Io vi aspetto, vi raccomando però, e datemelo. Oh, non dubitate, non dubitate. Don Matteo, pertanto io non ve l'ho girato ancora, ma state, perché già cagnano un cupone? Io saccio un cupone che ha morito proprio stanco. E non mi credete? Mi credo, mi credo. Stavo scherzando, l'importante è che non mi scordate di marama, sa. O padrone casa. Non mi sentono per il più. Non dubitate, non dubitate. Bravo. Don Matteo. Ditemi. Ma visto va a fare un lavoro? Ditemi. Ma visto va a prestare quattro salviette? Quante salviette? E perché? Io saccio che tenita. I poveri torno pulito pulito come mi è dato. Vabbè, per voi qualunque cosa. Mia moglie mi lascia una calcichina e biancheri. Venite pure voi, vi faccio parea e così via vedo che non c'è. No, iate solo voi. Io vi ringrazio tanto tanto. No, se venite, c'ho pure due lenzuoline, venite con me. Ma dire a questo che sto avanzando. E mi arrivederci. Allora sei mamma. Mamma mia, com'è curiosa. No, chi la avrà ragione? Che loro meno cosa sfrenaimo proprio. Aprite, aprite, sono io! È Giulietta, Giulietta! Mamma mia! Ah, è divenuto finalmente! Ma voi non sapete che mi è successo! Che è successo? Sì, ma stasera si era messo in capo che non mi teneva a far uscire a casa. Perché le sono venuta a dire che io a sera vengo a far morca. Ma no, signore, c'ha diritti, che le sono tutto bucio, sono malalenga, sono gente che a me non mi vuole bene, non mi importa, tu a casa non riesci. È pigliata, è chiusa la porta a chiave, è seduta a cucca,
E a chiave sta messo sotto la cuscina. Mamma, come hai fatto? E quando ha visto che essere dormiva su un chino, zitto zitto, ha girato in la stanza. Ha già pigliato la chiave sotto la cuscina, ha già aperto la porta e me ne ha già scappato. Cioè, su, e come potevo mancare l'appuntamento? E come potevo stare poi senza avere tutte e due buie? Sì, proprio per bere a noi. Perché non ti dice per bere a Don Felicello tuo? E vabbè, la verità, prima per bere a Don Felicello e poi a buio. Io stamattina ci ho già mandato pure una lettera, un solito caffè. Dicendole che stasera ci teneva a venire qua perché ci stava una cena e che non teneva a mangiare senza meno. Anzi, se teneva a portare pure un piatto le sue preferite. E lo stesso ha già fatto pure con Don Camillo. Io a Don Fortunato c'ho ricetta ieri, ma sapete che sto pensando? Che io non sanno che hanno venuto tutte e tre qua. Ognuno sa credere che isso solo. E vabbè, è una volta e poi sempre hanno fatto la loro conoscenza. Se ne volimmo fare salata stasera. Sì, ci hanno spazzato proprio. Ne, i momma via parte di Deva che sul suo fuoco. E affacciato, le verità si vedono. Sì, non ti preoccupava, Rinde. Ne, Giulia, vieni qua. Ma levami una curiosità. Poco ci l'ho guardato. Che hai fatto? Ti guido che... Rosina mia, ma che ne sai? Chi la Romina che non fa che passare e spassare sotto il balcone Romina? Ah, ma non caccia niente più, niente più! Ma perché la piccicassi? Ah, Rosì, non era cosa, chi era un fruscione, era un giocatore, per niente si appiccica per coccoruna, per niente è capace di cacciare un revolver, chi è stato carcerato due volte? Ma ti pare che io mi aveva sposato io stessa? Appunto domenica passata, ha già pigliato, ci ha già sbattuto il balcone in faccia. E mo penso che si è fatta capace una volta e per sempre. Hai fatto un buon lavoro. Chiama Vieri, chiama io da Mariuccio. Ma figurati, mi piace questa lista. Ehi, ma non sto aperto, ciao. Mariuccia, Rosina, Giulietta, a tu canto è stata nascosta. Ma chi è? Che è stato? Che sei te? Ma me non ne sei paura! Ho portato la spesa alle polizie, ma non è bella! Ma un po' di tempo fa si venne qua, hanno fatto un fracasso e non ci capite proprio niente! Buonanotte! Ma chi è questo? Mariuccia, Rosina, Giulietta! Uè, Carlu, sei qua? Era tutto cosa? Sì, bravo, 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 che bella frutta! Ah, bella, bella. E ha letto Don Camillo si è buttata, e che dai, ripresa! E come non si l'ha buttata? Chi l'ha appena avuto in treba? Stava stato come una muratina, ma veramente! Veramente! E poi sta addirittura, non volesse uno il giorno! Vieni, grazie, no, grazie tante! Ma... ti è dato qualcosa? Signori, chi le tiene la mano? Tiene la mano! Tiene la mano! Ciao, buongiorno! Ciao, buttiamo sta roba lì, già! Chi è? Chi è? Apri, bellezza mia! Sono io! Oh, ti ho fortunato, innamorata mia! Ma mi guardo tutto questo tu che mi paga la mia volta! Aiuti, tieni! Arriva un bello pastore, mamma mia, che altro vuole che sta! Buonasera! E felice sera! Fino a me! Siete venute! Avete fatto sputtare un po'! E angioletto mio, io ho avuto tanto da fare! Favorite! Capite? È prima paura! Se ne ha uno d'ambrezza! Io ricevo fra me e me, pure che mi fa spazzare per un vena! Ma come ho potuto pensare a una cosa simile? Che io non venivo. Ma come devo stare senza vederti? Tu sei l'unico mio amore, l'unico mio pensiero. E ne, che avete portato? E che avete portato? La signora mia non sapeva proprio come era comportata. Ha ci portato 7 costate, sto bello quasi cavallo, bello. E sto mulone che ha proprio che è una zucca. Come va? Come va? Bravissimo! E ti ci dà un ridaia. Che il... sono buio. Ve ne facite roia, è decita. Veramente, o miele che a me la carne rossa mi ha proibita. Siamo a Quaresi. Perché sono focosa, sono focosa. Ma voi,
Pigliamo sta roba e portiamola in Italia. Ui, po' prima, hai tu dici una parola mazzecata. Vedi che io, vicino alla carne rossa, si voglio me ne faccia pure tre. E azzardo! Mamma mia, com'è curioso chi sta! Ma raggio da figlia! Scusate, qui abita... Ehi, che bello, Giulietta! Ma non è che ci faccio da questi parti? Niente, sono venuto per un affare. E tu come ti trovi qua? Te ne sei giù, draga, sento stile. No, no, signori, sono sempre casa qua. Oggi è venuto a trovare la compagna mia. Ma... a mamma vostra come sta? Sta buona? Non c'è male, non c'è male. Ehi, proprio prima noi ci ha già buttato su cappiello. O tengo in mano a 15 giorni. Com'è venuto? È venuto bella dall'Henri. Ma amici, che brutta faccia che tenete. Ma che siete venuti a fare? Io, con la cerice la chiesto. Dimmi una cosa, Giulietta. Però mi ha dice la verità. E parlate. Poco prima, qua, è trasuto un vecchio, un certo Don Fortunato Precipizio, con una mappata e non me lo ne mai. Sì, signore, sta rindo. E chi è, chi è? Gesù, e pure non lo sapete. Sì, lo saccio, ma che è venuto a fare a Cangoppo? Come che è venuto a fare? Che le vengono tutte le sere, che gli ho innamorato di Rosina, compagna mia. Oh! Presto! Niente, niente. Tengo un frugoletto qua sul conto, ci tocco la camicia. Mi dispiace. Dunque... viene a fare amore. Sì, per te. Ma chi le vengono onestamente? Vengono per fine il matrimonio. Ah, vengono per fine il matrimonio. Sì, signore. Lei ma voi perché ho voluto sapere? Niente, niente. Siccome sto Don Fortunato mi deve certi soldi da tanto tempo, non ci ho potuto mai appurare queste le cose. Non ci visto che te la sei vinta a sto palazzo e credeva che abitava qua, ecco. Ma no, signore, chi lo aveva trovato innamorato? Mi dispiace solamente che questa non è a casa mia, perché io sennò vorreste rimanere stasera. Ah, perché? Stasera vi divertite? Sì, sì, teniamo una piccola cena tra compagni. Noi siamo giusto tre compagni. Siamo Mariuccio, che è la padrona di casa, Rosina, la figliola che fa giretta, e poi ci sto anch'io. Credo che come ci sta innamorato di sta Rosina, ci stanno pure innamorato questo, no? Di la verità. Sì signore, per te, ma che le vengono sempre per fine diretto. Ah sì sì, sempre per diretto. Sempre per fine matrimonio. Sentite, ho innamorato la compagna mia Mariuccio, è pure un uomo da bene, è anche un uomo fatto. Si chiama un certo Don Camillo Pacchione. Oh! Che è sta? Oh, frugoletto! Si chiama Don Camillo Pacchione. Sì signore. E te casavo sposato? Sì, sì, ho messo che trasa sa sposa. Stai fresco. E dimmi una cosa, e tu innamorato? Sarebbe il terzo vecchio. Sì, va fresco. E me ne avevo pure a Civita Vecchia. Ma no, signore, un innamorato mio è nata cosa. Un innamorato mio è giovane, è frizzante, è friccicariello. Sentite, io non so che lì due come vanno a fare amore perché li picchio. È vero che si tratta di una posizione, però quando un matrimonio si fa senza genio, per me è l'infelicità. Si capisce, si capisce. Un giovane è sempre giovane. Che volete mettere? Ma dimmi una cosa, e come si chiama questo innamorato tuo? Giovane, bello, frecciacariello. Si chiama Felice Sciosciamocca. Oh! Che sta? Sei schiattato! E lei non va! Hai te la tua sposata? Sì, sì, è piantiamo fino a maggio! Bravissima! Stai fresca, stai fresca! Dimmi una cosa, ma se tu hai ancora una manina? No, quello fra poco vengono! Allora lasciami andare, non mi voglio fare trovare a cop! Io mi torno a ripetere che se questo fosse a casa mia! No, 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 grazie tante, grazie tante! Oh, là ci fanno un bel piattino a chi stai. Là ci fa vedere a quella vecchia, chi sono io e a chi te la turno. Giulietta, io me ne vago. Sa da poco. Ti auguro buona fortuna. Grazie. Ma ti raccomando però, state attenta. State attenta. E ci capite, ma voi lo sapete che io non sono cosciente. Me ne sono accorta. A pres. Secondo me quello che l'ha gerito le aiuto proprio in debito. Giulia, Giulia, che è? Mi
quanto fa quattro risate insieme a noi. Che succede? Schillo d'ho fortunato. Ti vedo tagliare numero uno a pelle a pelle. Eh? Quando all'improvviso è sgarrato con un piede e si è tagliato un rito. Ti ha fatto male. Si è visto com'è curioso. Oh, maronna mia, tu rido. Ma Mariuccia ci sta ammargata. E tu rido, ma bell'amore che l'ha morto però, eh? Perché a Giappone non posso guardare in faccia che mi scapparire. Ma non ti fa paresi, chi ti tratto? Maronna, chi è, mo? Chi sarà? Io, aprile bellezza mia! Oh, è innamorata di Mariuccia, ma che vabbè! Camilla! La tua pezza è museo! Favorite, favorite! Buonasera, faccio le cave! Ma dice sera! Dona Mariuccia, non c'è? No, no, sta dentro! Ma ve la vado a chiamare, voi nel frattempo accomodatevi, piano piano, ma vi sparo! Prego, accomodatevi! Permettete? Prego, fate quello che dovete fare. Che bella cosa stasera. Mi sa tre femmine, uno più buono in altro. Ma già faccio otto ciotte, ma già. Mario, che sei che c'è, ci sei? Ma sei? Mi felice notte. E chi se va a rovescio? Sono servo. Me ne tengo a io. Ma voi chi siete? Ah, io sono un amico di famiglia, e voi? Io sono Don Matteo Pagliucchel, padrone di casa. Siete parenti di Donna Mariuccia? No, no, io a Donna Mariuccia ci siete pittati sì, due stanzolelle. Ah, va bene, va bene. Ma voi scurri da soli? Ma che devi dire una cacchi da sta mappa? Cacciatela! Giocate la paura! Capito? Ma qua gatti e gatti, mo te ne va gatti in due fazzolette! Quelli sono paperoni in aceto! Ah! Qua dovete stare attenti! Con due parole, non ha da far bucare! Se ne esce l'aceto, poi sbattu così, sì! E chi va a mangiare? Sapete? E chi lo fa parola, sa bocca. E un altro fa bucco, fa parola. Mi stanno rovinando con tuo pavimento, stanno rovinando! Il pavimento, a me domani, quelli a cena, il tuo pavimento si rinforza. Sicuro? Sicuro. Basta, non si guarda sempre a Donna Mariuccia. Se li va a pigliare, sarete servito. Ma usco ridendo. Se fosse ammucato con cato pomarò! Dovete stare attenti! Guarda com'è curioso di me! Scusate, ma perché ridete? Rida, capite una cosa? Io credo che da sta mappata ti rimuovo da gatta. Questi animali, quando si trovano chiusi, incominciano a pisciare! Allora per me è quando ha ceduto del popolo che è vero. Don Camillo! Bellezza mia! E come mai a quest'ora? Ha già fatto un po' che tardi, ha già che fa. Qui dicevamo sempre che volevamo spazzare, che stasera ci divertimmo. Sì, c'è una miglia, su carriello miglia, e quando sto vicino a te mi sento una donna, ma davanti un giovinotto di 20 anni. Mi fai passare la manella? No, no, ma vieni nel compagno mio, io sto a buono. No, no, mi faccio l'SNS. Baciate. Mo bastia, ma riuscite magari a portare? Ah, qua, una cosa sfizia. Due alici, due pareggi a padella, quattro olive e otto peperoni in aceto. Ma bravissimo, una bella zona di rinforzo. E che te ne... Ah, questa è la camicia di campi. Sapete, Mariuccia mia, io proprio nel cancoppo e ci ho fatto una corsa e mi ci porto tutta una zuppa e mo se non mi cagna, mi butto la freddura. Ah sì, facete una cosa, andate a vendere in una camera a letto mio, chiudete la rind e facete l'affare vostro. Io vado subito. Ah, sto certo da Matteo qua dentro
Mettevo la 50 salviette, proprio sì, a voi. Sì, sì, va bene. E gli altri, a dove accagnà, appena avete fatto, uscite. Sì, amoruccio mio. Cure mio. Candela, chi è tutto bagnato? Rosina, Giulia, portate una pezzo. Ma che? Mario, Mario! Ma che è, Candela? Ma no, non è che è tutto ci... bagnato. Mario, vedi che sta salendo felice? Ah, Giulia sta intera cancellata. Allora ci siamo tutti quanti, spicciamoci. Ma Don Camilla rossa! Sta lì da camera lì, si sta cagnando la camicia. Allora, fa una cosa, porti tu sto pezzo. Che ci ha già combinato un bello scherzo, innamorato mio. Ha già fatto la nuvola, chi tu ha scalzato lei. Ha già fatto lei. Ecco, è tutto scuro. Mamma, non scassavo tutto questo. Giulietta! E chi mi vieta a voi? Abbia questa mamma da me. Giulietta! Giulietta! Chi è? Giulietta! Ah, vedo una Giulietta e un lead. Sì, sì. Chi aveva capito? Don Matteo! Don Matteo! No, no, no! Scusa, ti posto un po' scuro, io non vedo. Felice no! E arrivederci. Arrivederci. Dimmi dall'oste, mamma. Io so. E chi ma che si bavesse la ritta, pigliate sto lume, che stai io scuro. Giulietta! 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 Forse scura, ma stiamo facendo scassare tutto cose. Giulia, ma tu scherzi la fa questo? Gli ha già fatto morire la nuvola. Che sfizio! E che mi hai portata? Allora, una bella tortiera Alice, ma ti fatto fare il pezzaiolo con Don Luigi. Bravo, ma che sono quella camera? Ma proprio mi ha fatto. Due torte nei pane frisco. Bravo. E una bella bottiglia di vino zagarese. Ah, pure zagarese. Stasera mi fa l'anima la muina, cioè mi divertì proprio. Sì. Galantò. Ma pigliamo i seggi e aspettiamoci un po'. Certo. Perché amma parlai e te. Certamente, bellezza mia, dimmi, dimmi. Sì, dimmi. Sì, senza che te ne esci con bellezza mia e bellezza tua. Io voglio sapere perché né a dire e né la triera sei venuto qua. Ma tu, io non sai, se fossi venuto sicuramente, ho tenuto la freva, sono stato io con la freva rindolietta. Ah, è perché non mi ha mandato a dire, va a trovare dove si sta. Ma dove la sta? Nessuna parte, amore mio, voglio bene solo a te. Veramente. Ma io avevo una curiosità. Quando è già trasuto rindo oscuro, ho già sentito un certo Don Matteo. Ma chi è questo? Che gli ho padrone di casa di Mariuccio. No, io non sapevo chi è, sentivo sulla voce, poi io mi chiamavo Don Matteo, Don Matteo. No, niente, che mi sta cercando là dentro. Ah, va buona. Poi sta Marcello, io ti ho già contato un sonno curioso che mi ha fatto stanotte. Uè. Ma una cosa curiosa sai, quelli io volessi fare i numeri. Che non si può mai sapere, rim. Sta Marcello, pare che io stavo affacciato al balcone della camera mia. E ti stavo aspettando troppo tanto tempo, ma tanto tempo felì non vuoi ridare. Finalmente si è arrivato tu un coppa, una bella carrozza, tutta preparata. La carrozza mi hai fatto segno e scendere e io giusto e tenevo una bella veste tutta bianca, ma che pare pareva una veste di sposa, come se ci sarei mai a sposare. Io e te? Sì, io e te. Abbiamo trasuto in una carrozza e insieme a noi c'è stata una nutrice con un bello cucciorillo. Mamma che saccio, quelli
Ma pareva come se fosse stato un battesimo. Abbiamo fatto la presa a presa. Va, carrozzo. Non è solo che è felice, perché a presa a noi c'è Steven e con frate, con tutti i confraterni da retta. E con frate? E che sono chiste? Ma è sposo a Rizzi, è battesimo, è morto. Stiamo a sento. Allora abbiamo fatto tutto il corso nuovo. Quando abbiamo arrivato innanzi del pasta fine, abbiamo scennuto, abbiamo trasuto e abbiamo trovato una bella tavola tutta preparata. Oh sì. Ci abbiamo aspettato e abbiamo cominciato a mangiare. Con tutti i confrati? No signore, se ne erano venuti i confrati e i confratelli. Ah, meno male. Io pensavo che quelle erano ammuccate a presa. E che le venite a bagnarci, non volevano maccarone. No, sulle messiane. Mentre stiamo mangiando, è trasuta una femmina con tante occhia fuori che pareva se voleva mangiare il mondo. Io ho cominciato a dire: ah, tu che stai infame birbando, faccia a te felice. Io ho cominciato a dire: che stai facendo? Come che stiamo facendo, diritto tu? Stiamo mangiando. Aspettate, che mangiate con noi. Ah, e tu mo dici pure un faccio. Allora che io, ma giusto subito, e c'ha diritto, ne è bella fe, ma tu chi si che dici sti parole, non faccio un innamorato mio. Ho un innamorato tuo. Chi? Ma è marito, io sono la moglie. La moglie. Anfano, birbanda assassina canunziata. Allora, tu mi hai ingannata. Tu mi hai fatto meglio il giuramento. Tu mi hai detto che non eri sposata. Con qua coro mi hai potuto fare tutto sti giuramento e con qua coro tu hai potuto la sacca la povera moglie a tua. Ma che ti crede? Capo tempo non sa pure né cosa. Dire che o tempo faccio scoprire o birbanda e l'assassino che si e mo che è questo? Tieni! Oh! Ha chiappato un cortile e t'ha già acciso, vedi? T'ha già acciso! Che è la femmina che diceva che era moglie e chiamate guardia e tanto è stata strilla e tanto è stata paura che io mi ha giustato, mamma mia che suono felice. Ma voi volete che suono si va facendo? Mamma mia Felipe, ma ti posso mai immaginare che io mi pensavo che ero insurata? Ma non esiste proprio, ma che ci pensa a fare? Mamma così mia. Felipe, ma è un SP numero? No, qua i numeri sicuro si fanno. Il problema però è questo, i numeri è difficile a te fare perché io suono è troppo complicato. Il problema però tu sai qual è? Tu a sera quando ti vai a cucca pensa che io ti sto tradendo. È normale che non caccia sti suoni in danno tanto. Ma tu, mamma mia, tu manna sola assai. E allora, evviva Felicella! Evviva Felicella! Grandissimo pronto! Prossimo e futuro marito!
Sì. E che cos'è questo? Senza cerimonie, senza soggezioni. No, Mario, aiuto, ma vediamo da un linea. Aiutiamo i signori a fare la loro conoscenza. Ma io non mi immaginavo. Ah, così e facciamo aiutare un po' a Katia. Ma che fanno, mo? Assaltate, dopo su. Don Camillo, venite. No, non fortunato, venite. Chiaro, piano. Assaltate. Le carte stanno qua a tavola facendo una bella calabresella. Che vabbè. Ma quanto è bello, innamorata mia! Ma stato zitto, mio più bello! Ma state zitti tutte e due, che ho mio più bello è tutto quanto! Nero, sì, abbiamo sta roba per tutta la vita. Sì. Ah, hai zato. Ma che stai facendo? No, niente, noi giochiamo con il morto. Chiamate. Giulietta! Oh, permettete, mi chiamano! Sì! Tista, stasera non c'ho avuto la vivata, Tu eri il tassorme che io a tuo compagno e tu castello! E voi hai detto che io vado a donutare! E tu hai detto che io dall'avvocato! Beh, su te tre, siamo uno di campo. Ma tu vieni a fare morca coppia? Io che coppia vengo a fare quelle cavanite a fare buio. Ma che c'entra, figlio mio? Chi è vero? Tu sei insurato. Ah, io sono insurato. E voi no. Ah, già. Prima di insultare che tenere la moglie raga. Vergogna. Due uomini insurati che vengono a fare morca coppia. E voi? Voi invece pensate agli affari di vostra sorella, cioè di mia moglie! Oh, ecco, è una pupatella! Voi la scuscia tutta in notte! State passati. Noi ormai stiamo qua. Queste ragazze ci hanno preparato una bella serata, hanno cucinato. Facciamo finta di niente. Ma c'è una bella proprio, no. Siete sicuri? Sì. Ah no? E allora noi andiamo da Zizi e gli diciamo che voi ci avete portato qua e che noi non ci volevamo venire e che voi ci avete obbligato. Vai va. E va bene. Facciamo una cosa, ascoltiamoci tutti quelli che sono. No, ci troviamo qua, festeggiamo, ecco. Però facciamo l'alleanza così non ti vado a vedere quando a maggio lì no io dicevi quando nel senso a maggio ufoli ma gli scudo di salviette è posato fatte da Mariucciaccio va bene amore mio salvietti e posate salvietti e posate che becco Ciccino la porta era aperta. Felice sera! Felice notte! Ma come ve ne uscite da casa e non vi arretrate fino a quest'ora? Se mi pare che sono affari che a voi non vi riguardano. Ah, sono affari che non mi riguardano, hai ragione! A casa sta tavola stasera? Sì,
signora. Tenimmo una piccola cena. Ma insomma, fra noi non c'è sta niente più. Mi pare che va agilito tanto a punto. Va potito fa capace. Ma pozza fa capace. Ma pozza fa capace. Ma come, Righetti? Ta una cosa e niente. Ta una viene roppa sette mesi che abbiamo fatto amore. Ta una viene in marisa che mi pozza fa capace. A me, che ha già lasciato 35-40 lire rinti e guandare. Pa venire a fatica vicino a casa tua, quasi pa senza niente. A me, che mi ha già rovinato per te. Ma che ti facilissimo, che ti facilissimo? Uè, tu senza che fai ora. Ci fatta pensare. Io non ti posso racchiare, perché sono maratata. Maratata? Sì, signore, sono maratata. Non t'aggio mai ritto niente per via e sto brutto carattere che tiene. Ma mamma ritmo è tornata. Chi le stava fuori? Mo sta rindo. Va attento, perché si esce facciamo una accesa e non viso. Salvietti e posate. Chi se va attento. Grazie. Chi è questo giovane? Chisto, e chisto poi tu non lo conosci, quelli tu passavi fuori, chisto mi è frate, chisto facevo sordata, e oggi è tornata, è avuto congeda. Ah, voi siete il fratello? Sicuro, io sono il frato, capito? Io facevo il sordato, sono stato fuori. Bravo. Rimana si venga, ma trovo qua. Veramente, io non abito qua, io sono stato fuori, sono tornato oggi. No, noi non stiamo in casa qua. Il stavo fuori, noi mo a trovare una casa in affitto. Che se la casa è una compagna mia. Rimane a trovare una casa in affitto comunque, beh. Sì. Noi qua siamo proprio appoggiati. Ma non abitato qua, voi! Questa è la casa di una compagna sua. Ah, sì. È sposata. Tiene un marito che ha sottato e tanto. Quando sai io? Con carabiniere. Tiene un pennacchio, un capo, Tiene di mustaccio. È tutto mustaccio. Voi non abitate qua? No. È la casa della compagna? Esatto. Che moglie di un carabiniere? Esatto. Che avete? Bello grosso! Teni mustaccio. Sta dentro, si sta riposando sul letto. Ma però esce subito, mo fra poco mi mangia chi lo vede sicuramente. Quindi il carboniero adesso sta dindo. Esatto, va bene. Ditemi una cosa. Sì. Ma è un carboniere a piedo? O a cavallo? E quando si stanca sa gli coppo cavallo. Io domani dove lo posso trovare? Dove potete trovare? No, io poi esco, vado un po' a mare, vado a Natale. Mi trovate per dentro Napoli? Già, io poi vado tu a Campanile. Datemi un biglietto da visita. Ah, sì, come no. Allora. Mo ce l'ho un cristiezi fortunato, che la vengono bene. Prego. Rimane Severino. Te voglio fare a cascetta all'omnibus. So, statevi bene. Statevi bene. E divertitevi. Grazie tanto. Volete mangiare con noi? No, grazie. So, rimane una cosa. Ma che arte fa, marito? Le cose. È commesso viaggiatore. Esatto. Chi lo bacia o padrone bacia a Nanza e chi lo bacia a Prisa. Come qua? Commesso viaggiatore. E che negoziate? Che venga. Mazzuna e sigarra. Sì, mazzuna e sigarra, mazzuna e scurriata. Chi in cagliari. Sì,
Mio marito è Chingagliere. Di nuovo, cenate forte e divertitevi. Grazie. Carimana, mi diverto io. Carugno, a te. Lui t'aggiacchiava una palla a mocca. Fatta la savurie, mangiare, bevere, tutto cosa, ma chi? Niente, poi chi se non vuoi andare? È uno che mi aveva appresso e io mi lo va a torno. Ci ha giurito che tu mi sei marito. Poi chi è capace a girare pure una persona? Proprio perché. Poi tu rimani, quando bene ci dice la stessa cosa. Io mi sento di scendere che chi sta rimane mi fa una paliata che non finisce mai. Sì, vabbè, poi ma non sappiamo i macaroni, andiamo lì. Andiamo a mangiare, andiamo. Yanno, Yanno, che vermicelli chic! Chi è? Aprite, amici! Abita qui la modista Mariuccia Perrella? Sì, signore. Signora, sì! Bettino! Eccomi! Hai chiamato Igro!
Ma che così seria è stata stata? Io non posso appurare che è stata, ma come? Vigi, uè, Vigi, che hai appurato niente? Niente, metti in un sape e non me la bruttiscere. E intanto che li poverini hanno passato che l'hanno nottata, con chi lo viene e chi lo prende che ci stiamo starò. Sì, papà Smoro, sì, ci vanno un raffreddore noi sulla chi lo parla da Nimi, Vigi. Vabbè, ma non che bestialità, pure io sono un coppia spina, ma che mi fa? Io che se mi voglio morire, ma niente a sta casa non farei più sti bestialità. Pure io, ieri me lo volevi, ma felicella, forza, volete rimanere. E poi, ben fatto, uffa. Tu vieni a prestare, zitto, sta arrivando. E ha cominciato a mimica. Don Felice
dice che ha una moglie e che comportandosi così le dà il diritto di fare altrettanto. E quindi una rovina, un precipizio. Don Felice, che invece di pensare a tutto questo, se ne va dalla modista. Eppure, potrebbe dire, è giovane, ha potuto mancare, non aveva esperienza. Ma l'ho fortunato mio marito, quanto è grave la sua mancanza e quanto è pesante la sua colpa. Non basta né la galera e né i lavori forzati. Ma che dici, se qualcuno vuole... Solo la morte potrebbe essere un degno castigo, sì. Basta morte. Basta morte chi sarà? Se vado dai giudici e quelli si fanno una risata. E qui... Chi? A chi debbo ricorrere? Chi mi farà giustizia? Ebbene! Canterò per voi! Signora, una bella canzone! Che casa di famuscio! Silenzio! Silenzio! Poca! Ebbene, ve la farò io stessa. O vi discolpate e mi dite cosa facevate ieri sera in quella casa, oppure vi caccerò via da casa mia. E vi manderò a chiedere l'elemosina! L'elemosina! Hai salute? A domani! A domani! Accomodato cale, su! Ho esce la messa! Dunque, parlate una alla volta! Per carità! Sì, fortuna ha parlato di cui sì. Una certa autorità, Almeno, passate lì. Facete una bella ring, che ci salva tutte e tre, così ci ha sparagnato a noi. Mi preoccupa che anche una bella ring. Chiami, Ale! Oh, Beatrice! Mia cara Beatrice, tu sei degna di stare in corrisa! Come ingritto. Tu sai come ti ho trattato per anni, anni, anni. E anni, quanto è bello fare la Silenzio! Ma mi stavo a questi guaiati, chi ne metto a lasciarmi? Tu sai come ti ho trattata per anni, anni, per anni. Perché non ho avuto mai il coraggio di tradirti. E non so perché, tu hai mai potuto pensare che io andavo in quella casa per fare l'amore. Ma per qua ci sei andato? Ma lo spiego. Ti fortunato. Ma raccomando, una bella ringa. Ti preoccupare anche tu, se no, poi in un momento lo trovo, faccio pregare la regionessa. Poi quando entro nel corpo del discorso, ti preoccupare, scoppia una bomba e salva tutti e tre. Bravo. E ti sono quando me il corpo ci salva tutto. Siamo tutti a casa di salute. Ieri pomeriggio io calai per andare dall'avvocato per quella causa che tu tieni pendente. E mentre mi trovavo, a largo la carità, vedi Don Felice qui presente, che correvo. E se pensavi tu che era la vigna secca. Ma come c'è te? Chi stai te che ha trovato un mare di malato che sta accostando in lavoro? E se vizio in da mia sera, che qualcosa c'è da sta sotto, io aggiornerò. Troppo poco. Uretta che si muccava in tuo palazzo numero 19. Troppo poco.
non pensai con lì. E per cogliere in flagrante, a me sembra che come zio e come tuo marito e come uomo proprio abbia fatto più del mio dovere. Forse la sanua. Ah. E a voi? A voi, Marzo. Ma ci voluto, non ci capite niente. Io e te la già sono capito! Sì, zitto! E voi, Don Camillo, perché vi trovavate in quella casa? Il raggiorno. Voce! Alzate la voce! Don Camillo, salvatevi voi, capiste, ma è cinza. Era il giorno che l'hai per andare dal notaio per prendere quella carta per quell'affare. Ah, chi stava buttando le carte per quell'affare? Esatto, la carta con processo. La carta con processo. Mentre passeggiavo con via Toledo, ho incontrato davanti a me il mio vecchio amico che mi disse queste parole. No, che bello matrimonio che ha fatto vostra figlia. E io ci sconnetto, perché? E lui disse, sapete dove è entrato poco fa vostro genero felice Foscia Bocca? No, rispose io, è entrato nella palazzina numero 19 della Vigna Secca, dove abita un amatista. E tanto l'ho potuto vedere perché calavo dal terzo piano. E allora che cosa ho fatto? Sono corso subito dietro. Sono entrato nella palazzina numero 19 per sorprenderlo sul fatto. E penso che come padre della sposa e come tuo fratello deve aver fatto la cosa giusta. E chi sta, uno è pilone, uno è chiamoso. Zitto! E voi, Don Felice, potete discolparvi? Mannaggia l'anima di mamma vostra. Commosso, commosso fino all'osso pezzillo, rispondo con la nervatura tutta in oscillificazione alle deposizioni di questo micco e di questo rango d'angolo. E vi rispondo dicendo la verità, solo la verità e nient'altro che la verità. Avrei ancora che le viene arrivare. Fin dall'età di 13 anni. Chi sta luogo fatto? Fin dall'età di 13 anni mi è sempre perduto la capa. E sempre che ho visto una bella ragione l'ha corruta a presa. Nel mondo esistono uomini con vari vizi. Ci sono grandi fumatori, celebri bevitori, grandi giocatori di carte. L'unica vizia che tengo è chi le corre rapprese. Il bevitore beve, si ubriaca, cade e si ciacca. Il giorno dopo fa giuramento di non bere mai più. Proprio un pari giorno, mentre cammina, passa innanzi a una cantina. La guarda, la torna a guardare, vorrebbe fuggire ma non può. Quell'odore di vino, quella freschezza, che l'ambiente lo magnetizza, lo attira. E chi senza sapere come si trova assettato innanzi a un litro di vino, a così. Questo capitò anche a me. Per andare dietro alle donne incontrai la qui presente mia moglie. Me ne innamorai perdutamente e la voglio sposare. Caddi e me ci accasi. Subito dopo ho fatto giuramento di non guardare più nessuna donna e per un certo periodo ci sono pure riuscito. Ma lui, mentre stava camminando, è giusto una modista, signor presidente, buono, ma buono fino a dinta all'anima della mamma. Al pari dell'ubriaco, il giudice ha preso quella sua camminatura, quelle sue movenze, quella sua freschezza, che l'addore di carne fresca mi attiravano.
mi magnetizzarono. Li etta presso. Il giorno dopo, al pari dell'ubriaco, stava assettata a casa insieme a essa. È vero, ieri sera mi aveva invitato a cena e sono andato lì per la cena. Ma qual è stata la mia più grande sorpresa? Quella di trovare questi due vecchi peccatori nella stessa casa. Uno amante di una certa Mariuccia e l'altro promesso sposo di una certa Rosina. Si fece alleanza. Stiamo quasi per ci mettere a mangiare. Arrivassimo voi e ci rompiste l'uovo in dopo. Questa è la pura e semplice verità. Ve lo giuro sul mio onore. Verba homines ligant taurorum cornua fumes. Ma chiari che ci mancano la parola, ma chiari. L'uomo va la parola, lo vuoi per il corno. Questa è la pura verità, signor presidente, dovete credere a me. A chi credere adesso? A chi credere? A noi! Fortunato! Voi potete provare la vostra innocenza? Avete prove? Sì, signore! Andate dall'avvocato, è quello che vi dirà che là non c'è cedro! Ma questa non è una prova! Certo, chi gli fece dell'avvocato stava là! Questo in colpa maggiormente! Io voglio sapere se là non ci siete andato per fare l'amore! E questo come lo posso provare? Col tempo! Capaglio, se stanno a maturare certi nespoli! Col tempo il cielo tutto metterà in chiaro! E voi, Don Camillo, perché vi trovavate in quella casa? Avete prove? A voglia! Io vi posso portare i peperoni in aceto! E la carta processa! Io vi posso portare un amico mio che vi sentirete felice in quella casa. Ma anche questa non è una prova! E voi, Don Felice, avete prove? Certo, signor presidente, tengo due prove fortissime e ce l'hanno loro stesse addosso. Don Camillo, uscendo di casa per andare dalla sua bella, si mise la camicia stirata fresca di bucato e siccome pareva per fare presto, si era fatta i corsi, si era fatto tutto surato, per non si fa venire un raffreddore, si era portata la camicia di cambi, una camicia di tela senza stirare. Ah, canna, caccia la camicia di tela, eccola qua, Invece, Don Fortunato aveva portato in omaggio alla sua bella un mallone che la prova. A mento stava a là, si è tagliato rito, caccio rito, ma il dito, ma che buciardo, dovete credere a me. Basta, liberate Concettella. Alla braga c'è. Basta! Chi sei che è morto a mamurì? Vieni papà lì. Zitto! Concettella, Virginia, le due orfanelle. Preci, Tommy, i miserabili. Voi resterete sempre con me in questa casa e non vi mancherà mai niente. Andate in quella stanza. Vuoi sciasa, Dezzo? Bettina, comandate. Preparo tre lietti in coppo su fila. No. Serviranno per voi. Vi do due giorni di tempo per trovarvi un'occupazione. Tu non hai più moglie. Tu non hai più sorella. E tu non hai più zi. Ah!
marito, il mio marito. Fame Bilbao! Infame Bilbao! Voi siete stati infame Bilbao! Abbiamo fatto alleanza e non hai domande nulla! Buciamo! E che le possono creare ma valigia? Vai non mi avvalisci, che te ne credi tutte e due? Io se mi trovo in questa condizione, è per disgrazia. La posizione mia non me la giù frusciata, ma anche da un avvocato ci faccio una bella causa. Se mi trovo in questa condizione, è perché fa letto come magazzino a bassa giazza. E lei, come sorella, deve alimentare il fratello. E mo lo faccio vorrei che piattini ci faccio. Io sono giovane e non rido. Ora chi è vecchio, mi mamma attacca a cascetta all'omnibus. Stavo di bene. E rubo lo bus. E io che poco facevo? Io non so, ci fa mancare la renda dei gallini. E si bacina carino, ma che rinde! E mi è scappato! Chiamalo. Basta! Ma mi vengo a preparare il lietto e papà su pigna. Roppa nuttata e stanotte e meglio va rubusato non può. Non attenso, sta animando, io sono abituato a non fare niente. Io non ci vuoi fare niente. Mannaggia i giorni, che mi ho letto in capo a primo. Mamma mia, mamma mia. È permesso? Favorite chi è? Servo vostro. Padrone mio. Scusate, abita qua un certo fortunato precipizio. Sì, signore, perché? Ma facito un piacere lui chiamare quando Enrico una e due parole, una e due. Vedete, ora non sta in casa, non c'è. Ah, non c'è? No. Arrivederci. Arrivederci. Scusate, non sapete a che ora si ritira? No, vi ho detto che non tenorare. Orari. Delle volte si ritira subito e certi punti sta giorno a giorno fuori casa. Don Fortunato. Don Fortunato. Precipizio. Precipizio. Beh. Arrivederci. Arrivederci, saluta la sorella. Ma vorrei almeno sulle strisce. Ma siete seccanti, ma oggi che non ci sta e basta. Ma scusate, perché vi brugliate? Oh. Arrivederci. Arrivederci. Ah. Ehi, aspetta qua. Ci hanno fatto un caffè con me. Mamma mia, che è che sto si è preso? Ma scusate. Non mi potete far sapere che cosa gli dovete dire? E che vuol dire che fa? Voi poi chiamate gente, oh. Voi pigliate paura, facciamo l'opera. E perché? Facciamo l'opera? Ma perché? Ma darà qualche cosa? Ma darà qualche cosa? Chi mi ha dato una cosa più cara che io tenevo? Una femmina che io volevo troppo bene. Ma ha dato una moglie, insomma. Bella fa. Che l'ha scellerata. A ieri roppa 7 mesi che abbiamo fatto amore, poi una cosa e niente se ne venette in ricetta, dopo fa capace, perché io sono maritato e non te l'ha già detto, per paura che sennò tu accino pure a isso. Ah, però io non me l'ha già messo in casa, me l'ha già messo in casa. Mo tu, Don Fortunato, mi dice, tieni, pigliatella e non parla a me più, sennò... Brito, ca, ci stanno stai colpi, io le vacca, io me. Lascia adesso a caio, però non mi che sente, Beatrice capace che, non famo il bando, ma ci vendicamo, Scusatemi signore, voi siete capaci di dire vicino al marito che la moglie ci hai fatto amore? E se capisci, è che mi metto paura. Allora fate le cose, accomodatevi in quella stanza, sai? Appena vieni mi manca tutti e due, un marito e a dopo dite che andrà in quella stanza. In quella stanza vai. Io vado là, sì. Vedete che aspetta là, sennò io esco. Faccio pazzo. Oh niente, non preoccupate che mi servirò. Vedete che faccio pazzo, Accomodate, ma serve, non preoccupate. Non fammi bei bambini. Mi ha dice che faccio questo, ma era qua troppo da dormire. Ma poi ce lo ringrazio. Mamma ci vendica, voi tutti i renori che mi fai il sacco pagante, cioè, ci fa pagare tutto qua. Ma voi volete farmi guidare? Ma ho sapete che mi facete passare un uomo? Perché si sono venuto? A tosta, chi non fa? Chi l'assassino? Ma già mangiavi? Gannarmi e gassamani! Gannarmi e gassamani era a me! Ma non mi allungate, per piacere, per favore! No, signori, voglio che mi sentano tutto quanto, perché io mangio di scolpà, io mangio di
speranzurata. Ma come avete saputo? Come ho saputo? Stamattina io e i compagni dei miei siamo venuti al solito caffè. Allora ci mandano a me il biglietto. E lo caffettiere, lo sapete che mi ha detto? Signori, lasciate sta, che le non fanno per voi. Che le sono canzurata. A queste parole, a me mi stai venendo una cosa. Io stavo sbattendo a terra. Ma per chi mi ha pigliato? A me! Per chi mi ha pigliato? Chi l'un fa? Chi l'assassina? No, niente, io già parlavo a mugliere. Avete ragione. Niente. Ma sentite a me. Niente. No, perché se il ladro sono cassato debole e non hanno voluto saggire il cancoppo, mi si discolpa? Io no. Io ho già dimostrato che sono una figliola onesta. Io ho già dimostrato, perché tengo tutto il sangue a parte la capa. E sentite. Aspettate, fermatevelo poco. Sentite, senza che facciamo troppa pubblicità. Senza che voi facete sentire la zia che sta arraggiata come una cara. E che non va? Fermatevi un poco, facciamo così, calmatevi con le niente. E rimandate lì e parlate per tutto quanto, è solo così. Rimane! Ma tu sei pazza! Rimane! Io tengo tutto il sangue a parte la capa! Io si non sfogo ora! Tengo una nozza l'inganno, che mi amore! Ma va! Me ne va, che batti! È già passato un po'. Faccio tanto piacere e vorrei a voi prima di tutto quanto al lato. Ma tu sai per quando non ti scelgo l'occhio a faccia? Prima di tutto perché mi ricordo chi sono. E poi perché penso, chissà che pensa la gente. Ma che ne credo te fa? Che ne credo te fa? E fatta la solita bravura che fanno tanta da guappa con matti. Lo singono la figliola, la fanno all'umma e poi lo dicono, sa, io non ti posso l'occhio a Orienza perché sono surata. Credendo se fa questo, se credendo fa chissà che cosa, mi hai fatto una conquista, gli avevi fatto una guapparia. E invece no, chi fa questo merita l'esilio, merita essere esiliato e merita tutte le sofferenze che soffre una povera figliola barbaramente ingannata come a me. Povera donna, quanto mi amava, quanto mi amava. Che ne va con fede? State zitte, perché se noi figli state zitte, date a me. Io ci sono troppo onesta, ne ringrazio il cielo. Poi ad Alice che io, ma ci sono nato tutto fatto, tutto quello che poi è successo. Ah, sì, io vero, E il suono non è venuto ancora. State a capire come arrivano pure le comprate. E faccio arrivare io, comprate, La moglie è rossa, moglie. Madonna mia, io non mi fido, ma sta venendo una cosa. No, io non ce l'ho più. Non mi sento più. Ma tu fosti pazzo! Fui pazzo! Quando mi tiste per la prima volta la capra in doma da là! E già torna a me! Uscita signore, ma volete so pazzo! Uscita signore! Ma non ci ne posso, che la ti attingi! Era insurata perché così noi non guardavo neanche in faccia. Ma rossa moglie, Son io, disgraziatamente. Signor, sentite a me, io non lo sapevo che chi l'era insurata perché chi mi era detto che era scapolo, come pure sto mandrillo in faccia la compagna mia. Bravi! Ma scusate, voi avete detto che avete fatto l'amore con mia moglie. Scusate, chi è vostra? Calma, che sta qua. Ma io dove? Non facete voi piacere, la vita è brava. No, non mi piace, non devo tipo meglio. Scusate, voi avete detto
dite che hai fatto l'amore con la moglie di Don Fortunato. Don Fortunato sono io! Non signore! Non signore! Don Fortunato è questo signore qua! E questo è il biglietto da visita che mi ha dato! E chi si è un biglietto mio? Perché ce l'ha? Chi le è venuto per male? Chi le c'è giurato? Forse la sanno! Giuro a chi mi dice? Perché se tu cagni carattere e poi mo bene, io ti sposa! Bellezza mia! Ah! Non capito, Isabuna! Beatrice! Io vado via! Pensa bene a quello che fa! Sono tuo fratello! Io tuo marito! E io nipote e marito! Dove andremo? Che faremo? Moriremo! Non lo faremo più! Mai più! Mai più! Mai più! Mai più! Ebbene! Per questa unica volta perdoniamo! Ah! Ah! Sono sull'isaccio resta che te ne cadin, dai! Sì, ma io volessi sapere chi mi ha mannato con la lettera taranone! Io sono stato io! Ah, Enrico! Perché mi dava fastidio aver trattato le mogli in questa maniera! Bravo! E così vi scrissi la lettera per farvi sapere la verità! Ah, bravo! E noi ti ringraziamo! Ci hai fatto passare il notte dopo la bravissimo, bravissimo! Bravissimo! E io in ricompensa ti do la mano di mia nipote! Finalmente! Sienta! Io, mamma, non ti dico niente, poi stasera parlammo, perché t'ha già fatto abbezzondì un rumore di schiaffo. Ah, un rumore di schiaffo? E so com'è. Ma il rumore da te è il suono da loro. Prostra,
a Giacagnaro. Però stare insieme anziani e giovani è bello e formativo, ci vuole buona volontà. Qualche volta c'era qualcuno che dice ma ne va, poi è tornato un'altra volta e devo dire grazie a loro che si sono comportati con gioia ma abbastanza bravi, vero? E un'altra cosa volevo dire, si sono impegnati non solo nelle prove, si sono impegnati anche nel organizzare un clima fraterno tra di noi, e questo è importante nello stare insieme. Noi ci siamo divertiti durante le prove, voi siamo stati tesi e nervosi durante la recitazione, vi siete divertiti voi. Grazie, buona serata. Vado a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato un po' con noi, quindi in primis ringrazio l'amministrazione comunale di Maiuri per il patrocinio, poi abbiamo avuto degli sponsor che ci hanno sostenuto con un loro contributo, il supermercato Netto di Maiuri, il Valle Dorato, la ditta Scannapiego Andrea e Raffaele, la ditta Capone e Tramontana Arredamenti, Europet e Valle Quadrifoglio, a cui va un ulteriore ringraziamento per averci fatto pure da punto per vendita. Ringraziamo inoltre per le scenografie ringraziamo Martino Abate, Carmine Aurioso e Dino Pappagudo. Loro hanno messo le braccia, io invece sono stato l'ideatore. Poi per le luci audio ringraziamo Peppe Capone, per i costumi di scena che avete qui visto ringraziamo Anna Vitagliano. E invece per il trucco e il parrucco ringraziamo Gisella Tenebre, Margherita Di Diego, Rosanna Mammato e Milena Napoli. Inoltre la carissima Gabriella, lei e papà che se ne sono occupati della vendita. Nello Ingenico che questa sera ha curato la ripresa video. E inoltre ringraziamo pure i ragazzi della protezione civile che avete visto sulla porta. Inizio con ringraziare soprattutto tutti voi che ci avete onorato in queste sere della vostra presenza, e ancora grazie, grazie, grazie.